E diamo il bentornato al nostro avvocato Manuela Maccaroni. Buongiorno. E partiamo, Manuela, da una delle tantissime email che abbiamo ricevuto per te, e ve la leggo. Buon pomeriggio, mi chiamo Luisa. Ho un serio problema con mia suocera. È molto invadente, critica il mio stile di vita e persino il modo in cui educo i miei figli, offendendomi anche in presenza loro e di altri. È arrivata a frugare tra le mie cose mentre ero fuori casa. Questa situazione ha compromesso la relazione con mio marito, da cui vorrei separarmi. Avvocato Maccaroni, ci sono gli estremi per denunciare mia suocera per stalking? Mi sta rendendo la vita davvero impossibile. Grazie. Sì. Guarda, Bianca, questa è una veramente una bella puntata, diciamo, una puntata importante, perché ci sono moltissimi matrimoni che falliscono per colpa delle suocere. Allora, io vorrei già subito citare quello che Papa Francesco disse in occasione di un San Valentino, e poi entriamo nel vivo appunto della situazione. Disse che non esistono non solo mariti o mogli perfetti, ma suocere perfette. Quindi questa è la situazione. Anche noi saremo suocere, siamo suocere, tu ancora no, io sì, già, diciamo così, quindi vediamo come ci comporteremo. Intanto questa povera Luisa sicuramente, se è arrivata al punto di poter cambiare la sua vita, al punto tale addirittura da dover separarsi, certamente ci rientra lo stalking, ma ci rientra anche la diffamazione, perché se è una persona che si sta comportando così male e sta raccontando e denigrando la mamma dei suoi nipoti e poi la moglie di suo figlio, insomma, se è una donna così infida, e ci dispiace perché sicuramente quando un matrimonio finisce perché l'altro, il coniuge, non è in grado di poter arginare, qui infatti c'è la stavo colpa, per dirti proprio eccola, questo, diciamo eccola. Che c'è una compartecipazione anche da parte del compagno, perché certo, dovrebbe assolutamente poi schierarsi dalla parte. Tutelarla, esatto, certo, esatto. La donna, la moglie, che poi è la mamma dei suoi figli. Certamente non solo questa cosa, quindi non solo stalking, ma proprio quello che stai dicendo tu, la colpa che è del figlio, che quindi non tutela la moglie, può dare origine anche all'addebito per colpa, ai sensi dell'articolo 151. Ma può denunciare la nostra amica, scusate, non ricordo, Luisa, può denunciare la suocera proprio per stalking? Lei la può denunciare per stalking, perché lo stalking implica che ci sia una situazione così grave che la persona cambia le sue abitudini di vita, che abbia paura, che si senta minacciata, e più di questo, una donna che arriva a cambiare le sue abitudini di vita al punto tale da potersi addirittura separare, quindi a questo punto sicuramente c'è stato anche un bel caso che voi sicuramente avrete trovato nella redazione, di una suocera che è stata denunciata per stalking e che quindi ha vinto la parte offesa, quindi certo, la vittima. Eccolo qua, ce l'abbiamo. Eccoci, qua. Sì, minacciava il figlio e la nuora, qui c'è anche il figlio addirittura, e qui allora in questo caso il figlio era dalla parte della moglie, perché questa è sicuramente, se minacciava tutti e due. Però quando una donna è così invadente che arriva a poter minare un matrimonio, certamente c'è anche un'altra cosa che potrebbe fare Luisa a vantaggio e a tutela delle sue ragioni, l'articolo 2059, che è il risarcimento del danno morale. Quindi lei può dire: non solo io sono stata costretta a lasciare mio marito perché non ce la facevo più, ma lo può chiedere sia nei confronti del marito che non l'ha tutelata, sia nei confronti della suocera che comunque ha distrutto questo matrimonio. Una doppia valenza. Ragazzi, Carla, so che volevi fare una domanda all'avvocato. Sì, avvocato, la cosa che mi ha più colpito, che proprio da questa mail di Luisa, che il coinvolgimento dei figli è importantissimo, cioè questa suocera che di fatto rende meno autorevole la madre, no? Come possiamo proteggere questi ragazzi? Perché loro hanno una percezione completamente distorta del rapporto genitoriale. Brava, è una bella domanda, Carla, anche perché abbiamo parlato in puntate precedenti appunto del fatto di quanto sia importante il ruolo dei nonni, ai sensi addirittura dell'articolo 317 bis, possono fare un ricorso per poter vedere i nipoti se non riescono a vederli. In questo caso, essendo una persona così deleteria, questa suocera che sicuramente denigra la mamma dei suoi nipoti, dove volesse magari adire il tribunale per poter far valere i suoi diritti, che in realtà sono, diciamo, dei diritti dei nipoti, certamente non troverebbe ragione, perché quando è una persona così negativa, il giudice stabilisce che non debba venire ad essere pregiudizievole per i nipoti e quindi a inquinare ancora di più anche il rapporto, diciamo, familiare. Tra l'altro bisognerebbe, secondo me, anche andare un po' a fondo sulle ragioni,
aspettative psicologiche che ci sono da parte di queste madri che non riescono proprio a lasciare andare i propri figli. Brava Jonathan, brava. Avvocato, nel caso della nostra telespettatrice, se si sono sposati in chiesa queste due persone, lei può chiedere comunque l'annullamento del matrimonio? Guarda, è una bellissima domanda questa, Jonathan, perché nel momento in cui una persona si sposa ci deve essere il consenso, sicuramente deve essere scevro il consenso, è una delle cause di nullità, è proprio un consenso viziato. Nel momento in cui questa donna, che c'era sempre stata, come dice giustamente Bianca, perché non lasciano andare i figli, questa non l'ha lasciato andare e l'ha tenuto sicuramente sotto, certamente magari con una perizia, perché si fanno delle perizie in corso d'opera quando ci sono delle richieste di annullamento, una perizia potrà stabilire sicuramente che quest'uomo non era con un consenso libero e quindi magari potrà ottenere l'annullamento per colpa di lui, che non era sicuro del suo intendimento. Eh beh, certo, poi non ha neanche tutelato il suo matrimonio, quindi brava, ha maggior ragione. E lanciamo un monito, visto che parliamo di suocera, una puntata così pruriginosa e così importante che tocca tante persone, lanciamo ma un monito. Ma tu sei sempre suocere. Elegantissima per come ti esprimi, Manuela, sei sempre così prodiga di consigli e con la tua dolcezza. Qui va detto, lasciamo perdere la dolcezza e diciamo, suocere, lasciate in pace le famiglie dei vostri figli. Fate un passo indietro. Allora, grazie ovviamente al nostro avvocato Manuela Maccaroni. A questo punto...